Custodi per il Pagno Seno, siamo con Castorina Simone, capoluogo di Sant'Erenzo. Ecco, Simone, ti vuoi ecco, tanto presentare a chi non ti conosce al mondo del paio e chi non conosce il paio del gruppo? Bene, ah, innanzitutto ti ringrazio per l'invito. Ti dico, la mia storia da vogatore parte nel 2012, una borgata del Fossamastra, ho iniziato lì come junior, sono stato lì 2 anni, per poi finire a Muggiano, dove ho fatto l'ultimo anno junior, e sono passato senior nell'Erici. Ho fatto un anno all'Erici da senior, che è stata anche una buona annata, eravamo un equipaggio più o meno tutti al primo anno, e poi da lì ho vogato per 4 anni nelle Grazie, avendo anche buoni risultati. È stata una bella annata anche quella. Ecco, da quest'anno capoluogo a Sant'Erenzo, che è stata per paio domenica scorsa proprio a Sant'Erenzo, tu non c'eri per motivi familiari, che gara è stata però? Che te cosa ti hanno detto? Ah, innanzitutto, io ho seguito da casa tutto un po', devo fare i complimenti ai due junior, perché l'Almo Senior ha partecipato con due junior che hanno detto davvero la loro, cioè hanno fatto davvero un ottimo risultato. È stata una gara dove non si aspettava molto, ma hanno dato un ottimo segno di forza, ecco. È stata una bella gara, ecco. Ecco, una gara in casa, anche se significa qualcosa di diverso dalle solite per paio, per chi poi voga in casa. Assolutamente, diciamo che io non me la sono vissuta bene domenica scorsa, perché appunto la gara di casa tira fuori sempre qualcosa in più rispetto alle altre gare, soprattutto per dimostrare davanti ai propri tifosi e al proprio paese di essere lì, ecco. Ecco, parliamo un po', fai un bilancio intanto della tua borgata, di queste per palio fino a oggi, da prima fino a oggi, e poi ormai siamo quelli alla lettura del per palio, chi vedi favorita al palio del Golfo? Ah, ti dico, noi come equipaggio senior abbiamo ottimi propositi. Giustamente è stata una stagione un po' travagliata, perché abbiamo avuto tra infortuni, poi abbiamo avuto un po' di, come ti posso dire, un po' di cose che ci hanno fermato durante la stagione, però siamo sempre ripartiti al top. E come favorite quest'anno vedo il Fossamastra senior. Anche il Canaletto e il Fezzano, penso che al Palio potrebbero dire la loro, ecco. Sono equipaggi che comunque hanno dimostrato di esserci durante la stagione. Ecco, per 2 anni ci è stato problemi di palio, 2019 non c'è stato il palio, l'anno scorso c'è stato soltanto il palio, quest'anno sei cominciato anche con il palio. Che cosa significa per un vogatore avere anche il palio, soprattutto anche l'anno scorso che c'è stato soltanto il palio, e soprattutto che spettacolo date al palio? Beh, a livello più che altro, sai, tornare alla normalità dopo 2 anni così è stata un'emozione, ecco, perché ripartire le domeniche alle gare è una cosa che per chi voga e soprattutto anche per i borgatari conta tanto, ecco. Sai, arrivare al palio diretti, per l'amor di Dio, fare il palio è bello, cioè, ci mancherebbe, però perdersi tutto quello che c'era prima. Adesso ritrovarlo è una bella boccata d'aria, fa molto bene al movimento e a chi ne fa parte. Ecco Simone, che cosa significa per te palio di golfo? Passione, 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 amore, odio e tutto, perché poi dico, io sono partito da tifoso a tifare alla Morin, a ritrovarmi in barca. Sono emozioni che non si ritrovano in altre situazioni. Poi soprattutto ti dico, la mia carriera non è che ha avuto chissà quante gioie, però mi sono sempre divertito, facendolo con passione ripaga sempre, ecco, sacrifici, aiuta. Ecco, per chi non conosce il palio, ma deve venire una prima volta a vedere, cosa le consigli di Cosa gli consiglio, scusa? dire? Di vedere di come vivere il palio di golf, ecco.
Ah, sicuramente, magari facendo un bel giro di tutte le borgate, capire un attimino com'è la vita da borgatari, partire dal centro, ecco, da come si muove tutto. E poi ovviamente godersi la prima domenica d'agosto col palio e tutto un po', ecco, quello sicuramente. Ecco, invece tu sei un ragazzo senior, ma sei anche molto giovane. Per chi deve cominciare a guidare, cosa consigli invece? Consiglio tanto, bisogna avere tanta voglia di fare, essere sempre con la testa concentrata, sacrificare bene o male qualcosa della vita privata, perché è uno sport che toglie molto, ma se fatto nel modo giusto riesce a ripagare tutto, ecco. Senza sacrifici non si va da nessuna parte, ecco. Quindi bisogna essere molto obiettivi in quello che si fa. Ecco, si pensa a tutti che il palio è soltanto la prima domenica di agosto, ora è per il palio, invece cosa c'è dietro? Come? Cosa c'è dietro? Si pensa che il palio è la prima domenica di agosto, ora è per il palio, invece sì, cosa c'è dietro? Dietro c'è, per i vogatori c'è una base di preparazione che normalmente parte da metà settembre, è un lavoro delle borgate che ci stanno dietro, che è un lavoro immenso che dura tutto l'anno praticamente senza mai fermarsi, e per chi viene da fuori appunto, che vede magari soltanto la prima domenica d'agosto le prepaglio, pensa che sia una cosa che nasce in quel momento e finisce lì, invece c'è un lavorone assurdo che appunto parte da alcune borgate magari dai primi di settembre, cioè quasi un movimento che non si ferma mai. Grazie. Ti ringrazio.